Allora, siamo qui con i ragazzi di quale scuola e come vi chiamate? Itis, girato di Vedi con Matete e mi chiamo Alessandra Di Leo. Eitas, Angelo Scorcioli di Coppola e sono Daniele Valentino di Vedi con Matete. Sono Vero Vincenzo e sono della stessa scuola di Ok, allora, oggi avete partecipato a questa importante giornata per la Città Scienza Attiva che è proprio dedicata alla sicurezza scuole che devono essere sì belle, ma sono cosa vi passa in questa giornata? Innanzitutto è stata molto interessante, però vi si è considerato comunque le condizioni delle nostre scuole e quindi non si parla soprattutto della scuola bella, e cioè dell'inferiorità della scuola e quindi magari in riferimento al punteggiamento, ma bensì proprio alla sicurezza di questa scuola. Infatti ciò che ci ha spinto proprio a venire qui è la necessità, perché la struttura istituzionale di Vedi con Matete è completamente pessima. Non solo abbiamo infiltrazioni d'acqua da tutte le pareti, ma è dal 2013 che combattiamo affinché qualcosa possa migliorare. Quindi ci siamo rivolti a cittadinanza attiva, perché appunto per darci una mano e per affinché possa migliorare qualcosa. Oltre alle infiltrazioni abbiamo il nuovo che cede, e quindi come ragazzi ci chiediamo fino a quando la nostra vita potrà essere al sicuro in questo edificio che è appunto instabile. Quindi voi, nonostante la situazione sia palesemente disastrosa, continuate a fare lezione? Sì, perché anche se la struttura della scuola è molto pessima, comunque le attività noi le svolgiamo regolarmente, quindi magari anche a nostre spese, nel senso andando a volte anche in pomeriggio, però comunque continuando le attività. Invece voi due ragazzi fate parte della stessa scuola, istituto, però sono due sezioni diverse. Due edifici separati. A voi cos'è? Perché quella che concerne l'Istituto Tecnico Agrario, invece, siccome nel dicembre del 2013 c'è stata una scossa di terremoto e quest'ultima ha reso il nostro istituto inagibile, quindi adesso tuttora ci troviamo un istituto che non è di nostra proprietà, quindi non possiamo usufruirne al meglio, perché ci hanno soltanto dato in dotazione 10 aule. Poi, essendo un istituto tecnico agrario, dovremmo avere dei laboratori per la pratica, perché un giorno saremo dei periti agrari, saremo dei tecnici, quindi. Quindi voi venite ospitati da un altro istituto, sì. Dove però siete un po' sacrificati, lo spazio è limitato, potete esprimere al meglio le vostre potenzialità. E quindi cosa avete chiesto e cosa chiedete alle istituzioni per migliorare la vostra situazione? C'è stata qualche novità in tal senso? Novità non ce ne sono, già sono 2 anni che combattiamo contro le istituzioni per sacrificare il nostro scuro. Ma questo, i nostri tentativi sono stati fatti, perché comunque anche la settimana scorsa abbiamo avuto un appuntamento con il presidente della provincia che ci ha detto che in questi 2 anni non è stato fatto niente, non è stato chiesto, non è stato fatto un progetto nemmeno per contare i danni e per sapere più o meno quanti soldi ci vorranno per ristrutturare la nostra scuola, perché è uno degli edifici più vecchi e quindi è un edificio storico, e abbatterlo sarebbe perdere il patrimonio artistico anche del nostro edificio. Va bene, grazie ragazzi, speriamo insieme di riuscire a vincere la vostra battaglia. Grazie.